Carissimi amici, affezionati in generale, siamo qua oggi ancora per una divertentissima lezione con di equitazione, diciamo così. Allora, oggi vedremo come comportarci con una cavalla che ha particolarmente paura. Non sappiamo da dove arriva, quale sia il suo trascorso, comunque ha molta paura già a mettere la sella. Prima non avevamo la telecamera perché il cameraman non c'era. E comunque abbiamo messo la sella con notevole difficoltà. Ora proviamo a vedere come far passare la paura al cavallo. È una cosa che funziona con tutti i cavalli. Bisogna creare più paura della paura che il cavallo in realtà ha. Il concetto è abbastanza complesso da capire, ma ora vi faccio vedere praticamente come funziona. Allora, vedete l'atteggiamento del cavallo nei confronti della frusta? Io alzo la frusta. Il cavallo non deve avere paura della frusta, eh? Ha paura di me e della frusta. Proviamo senza. Vedete? Un cavallo non deve comportarsi in questo modo, eh? Non deve avere questo tipo di paure. Ora pian piano glielo facciamo passare. Guarda là! Sentite come respiro, mi avvicino un attimo, respiro affannoso, sguardo un po' perso, la cavalla ha paura. Bene, riproviamo. Che miseria! Ovviamente dopo questo video, è il primo che pubblico sul mio modo di tranquillizzare i cavalli, molta gente probabilmente chiamerà la polizia, insomma prenderà delle precauzioni. In realtà questo è un modo che io uso molto di frequente con i cavalli impauriti, ho lavorato tantissimo con cavalli da rieducare e da addestrare, vi posso garantire che funziona. Ovvio che bisogna avere qualche rotella che non va. Oh pitilla! Associo sempre un suono che tranquillizza, eh? Il mio suono che tranquillizza è tranquillizza. Oh. Una volta che il cavallo si calma, quando smette di aver paura per quell'attimo, gli diamo tante carezze, un po' di pacche, dobbiamo desensibilizzare il corpo, è molto dura, si è tesa, ha i muscoli forti, eh? Continuiamo. Oh, brava, vediamo un po' se è servita qualcosa. E la facciamo passeggiare per un attimo. Oh, bibini. Questo, il fatto di associare il suono è molto importante, perché quando ci troveremo in difficoltà, o in passeggiata, o se verrà attaccata la carrozza, insomma, in un momento qualsiasi difficoltà, quando il cavallo sente questo suono, automaticamente si tranquillizzerà. Oh.
Montare, addestrare, fate conto che questa cavalla, anche questa è una puledra con pochissima doma fondamentalmente, poche settimane. Io la prima volta che la prendo in mano oggi, E è importante che i puledri, quando vengono, i cavalli in genere, quando vengono montati, non abbiano nessun tipo di paura, perché montare un cavallo che quando ti avvicini si irrigidisce, diventa duro, potete immaginare come si può lavorare tranquillamente, come si può decontrarre un cavallo contratto già da terra. Molto molto difficile. Avete visto? Riproviamo. Appena gli ho fatto il suono, il cavallo ha cambiato atteggiamento. Ora, sono piccole cose che si vedono molto molto lievi, eh?